AGSM Verona e Vittorio Veneto si affrontano sul sintetico di Via Sogare nel derby regionale del massimo campionato. Gialloblu sempre in piena emergenza infortuni con mister Longega che deve rinunciare a Carissimi, Gabbiadini, Marconi, Ökström, Baldo e Pasini. Recupera invece Valeria Pirone, in campo nell'undici titolare la primavera Angelica Sofia. La prima opportunità della AGSM Verona se la procura Tatiana Bonetti che calcia a lato. Le trevigiane potrebbero pungere in contropiede, ma le rossoblu perdono l'attimo propizio sul filo del fuori gioco. Poco dopo Bonetti ci riprova senza inquadrare la porta. Al terzo tentativo la numero 10 Scaligera riesce finalmente a perforare la porta del Vittorio Veneto. Bonetti riprende una corta respinta della difesa e scaraventa in rete di prepotenza il pallone dell'1-0. Ci prova anche Silvia Fuselli, ma la sua girata al volo sull'assist di Ledri termina alta. La gara è molto vivace con il Vittorio Veneto che si procura tre ottime opportunità, ma Harrison si oppone efficacemente alle conclusioni di Mella, Zanon e De Martin. Bonetti ci prova dal vertice destro dell'area, il suo pallone sfiora l'incrocio dei pali. La fantasista gialloblu è decisamente la più ispirata della squadra e al 25esimo coglie la traversa. In chiusura di prima frazione Cisotto consegna palla al portiere gialloblu Harrison e le squadre rientrano negli spogliatoi con il vantaggio scaligero. In avvio di ripresa occasionissima per la GSM, Pirone riconquista palla in area e a portiere battuto serve Bonetti che calcia a botta sicura, ma Virgili respinge sostituendosi a Reginato. Non fallisce invece la rossoblu Cisotto che sull'uscita disperata di Harrison infila in rete il pallone del pareggio. Bonetti viene murata in area per il direttore di gara e calcio di rigore che la stessa numero 10 si incarica di battere. Reginato intuisce la direzione della palla e compie un miracolo deviando in angolo. Esecuzione che sarebbe stata da ripetere per la presenza di una giocatrice rossoblu che va quasi ad affiancare in corsa la rigorista. È sempre Tatiana Bonetti a provarci, la sua conclusione al 20esimo esalta ancora la numero 1 ospite Reginato che respinge. Il Vittorio Veneto punge ancora in contropiede con Cisotto che scatta sul filo del fuori gioco e impegna severamente Harrison che salva il risultato. Di Criscio su calcio di punizione da distanza ragguardevole fa partire un siluro che esce di poco. Al 32esimo Michela Ledri in mischia di sinistro trova lo spiraglio giusto e fa esplodere l'Olivieri riportando in vantaggio le gialloblu. Trascorrono solamente due minuti e ci pensa Silvia Fuselli, aiutata da una deviazione, a mettere in ghiaccio la partita insaccando il pallone del 3-1. Non è finita qui, ancora Fuselli dal fondo fa partire una traiettoria beffarda che inganna Reginato e si insacca sul palo lontano per il 4-1 finale. La GSM Verona, seppure con qualche brivido di troppo, supera l'esame Vittorio Veneto e riacciuffa al secondo posto in Mozzanica, fermato a sorpresa sul pari dal Sud Tirol. Sabato prossimo a Brescia, sul campo della capolista, andrà in scena il big match tra le rondinelle e le scaligere.